Infography, layer 11. Ed ora dovresti permettere che mi congedi. Sono veramente esausto. È la prima volta che ne vedo uno. Dimmi, Lane Iwakura, tu e la Lane del Wired siete effettivamente la stessa persona? Lane, io ti ho già notata una volta, sai? Ti ho vista nel Wild.
Povera piccola Lane. Come? Perché io sono Lane, la vera Lane. Non l'hai ancora capito? Non è vero! Non è vero! Esatto, e il motivo è semplice. Tu non sei più necessaria al mondo reale. Sai, penso che finirò per suicidarmi. Perché? Perché ti sento calda? Non ha senso, è impossibile che io riesca a percepire il calore del tuo corpo, eppure lo sento, perché? Sì, io sono Dio, Lane. Ma chi sei in realtà? Secondo me, se dedicassi più tempo a uscire, a conoscere gente, ti divertiresti molto di più. Lane è molto cambiata ultimamente. Va tutto bene. Lane, lo sai? Mi sembri tornata quella di un tempo. Lane, mi stai ascoltando? È tutto a posto. Scusaci, Lane, scusaci. È stata tutta colpa nostra. Stai bene. Sono contenta. Sei stanca, Lane? Sì, molto. Ti conviene riposare. Sei davvero sorprendente. Far girare un emulatore di navi nel tuo cervello. Salvare così tanti dati in una volta è pericoloso. Con le prestazioni permesse dalla tua attuale configurazione, hai rischiato di andare in sovraccarico. Io non sono una macchina. Non parlare come se io fossi una macchina.
Oh, ma non ne avevo alcuna intenzione, Lane. In effetti il tuo è principalmente un problema software. Del resto non c'è molto da stupirsi. Tu sei un software, non un hardware. Un software? Sì, un'applicazione di sistema implementata in un corpo fisico. Senti, Cisa, una volta io e te, dopo scuola, siamo tornate a casa insieme, vero? Io adesso l'ho finalmente capito, sai? Il senso di ciò che mi hai detto quella volta. No, Lane. Morire è una cosa terribilmente semplice, Lane. Non è così? Guarda, Lane, tu hai persino già in mano lo strumento per farlo. Cosa aspetti? Ma che dici? Dovrebbero esserci ancora 4 colpi. La sicura è tolta, ma il grilletto è duro. Ti conviene afferrarla con entrambe le mani e usare il pollice. Dopotutto hai solo la forza di una ragazza. Che c'è? Vuoi rimanere ancora nel mondo reale? Ehi, non barare. Guarda che sei stata tu a chiamarmi qui. Lo sappiamo tutti e due. Io non posso farlo. Il corpo è inutile, ricordalo. Ti sbagli. Lei. Ma cos'è tutto questo? Domani alla fine delle lezioni, se vuoi, possiamo andarlo a conoscere. Che ne pensi? Tutte quelle che l'hanno visto dicono che sia un ragazzo molto carino, sai? E poi, riguardo alle voci che girano su quel professore, credo che se ti facessi il ragazzo il problema cadrebbe automaticamente e la gente smetterebbe di raccontare bugie. Beh, ne parliamo domani. Bye bye! Ma non sono bugie. Chi è? Chi sei? Com'è possibile? Tu? Non è stata colpa mia. Non
Non sono stata io a divulgare il tuo segreto, Ari. Su, devi credermi, io non ti ho spiata, te lo giuro. Non sono andata a raccontare nel Wired di te e di quel professore. Non avrei mai potuto. Ma che dici? Chi dovrebbe essere stato allora? Io ti ho vista, Lame, con i miei occhi. Ti sbagli, quella non ero io, Ari. Su, io non sono una sola persona, a quanto sembra. La vera responsabile è un'altra me stessa. Che stai dicendo? Sei impazzita! Può valere anche per te. Forse da qualche parte c'è un'altra Arisu. Ma non importa, per quanto io ti dica che la colpevole non sono io, ma un'altra me, tu non mi crederai comunque. Per questo adesso farò in modo che nulla di tutto ciò sia mai accaduto. Prima non sapevo come fare, ma ora ho raccolto molte informazioni. Sono capace, davvero. Di cosa stai parlando? Ormai non ho più bisogno di usare un device per connettermi. Sembra proprio che in qualche modo sia riuscita ad abbattere il confine fra Wired e mondo reale. È per questo che ora io posso essere in qualunque luogo desideri. Ecco come ho fatto a venire qui da te. E dovrei riuscire a fare in modo che un evento accaduto si trasformi in evento non accaduto. Lane... Paura, ho tanta paura. Arisu! Arisu, ciao! Ah, buongiorno. Che hai, Arisu? Ti vedo abbattuta. Sei forse in uno di quei giorni? Julie, non essere indiscreta. Scusa, ma che ho detto? Senti, Julie, io oggi proprio non me la sento di venire con te. Eh? Perché? Dovevamo andare da qualche parte? Ma sì, ieri sera mi hai mandato una mail, non ricordi? Oh. Davvero? Ieri sera? Arisu, si può sapere che ti prende? Sei strana oggi. Arisu, mi stai ascoltando? Mm? Ah, guardate, è quel professore. È proprio carino, vero? Uh-huh. Però corrono certe voci su di lui. Pare che si veda segretamente con una ragazza del terzo anno. Davvero? Che coraggio. È disgustoso. Sentite, devo dirvi una cosa. Huh? Che c'è, Arisu? Beh, ecco, dovete sapere che... quello è il professore che io... Ah? Eh? Vuoi dire che tu hai in qualche modo a che fare con quel professore? Sì, non ti sarai mica innamorata di lui, vero? Rinuncia, allora. Sei arrivata troppo tardi. È vero, ormai ce l'ha già la ragazza. Andiamo, Arisu, non è da te. Sei davvero strana oggi. Buongiorno, Lane! Che fai lì impalata? Vieni! Sì, Lane! Vieni qui, dai! Forza! Lane, sei stata tua? Lane, tu hai sorriso!